Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi finalmente il video tanto atteso della mia skincare routine. Spero di fare una cosa veloce, se mi sentite che mi si abbassa la voce è tutto normale, sono quasi afona, fra qualche giorno lo sarò. Iniziamo con la mia skincare routine. Questi sono tutti i prodotti, alcuni io li ho già finiti e ricomprati e ve li ho anche conservati a testimonianza di ciò, che io sto utilizzando da questa primavera. Quindi sono tanti mesi, diciamo proprio una skincare routine abbastanza rodata. E inizia tutto quando mi accorgo che è arrivato da noi in Italia finalmente un brand che io puntavo da tanto. E sto parlando di Naturium. Naturium, per chi non lo conosce, è il brand della creator Susan Yara, che è famosissima qua su YouTube, è famosissima. Lei fa sempre, per esempio, i video reaction alle star che fanno i video di skincare, che poi pubblica Vogue, quindi è una guru della skincare che io seguo da tantissimi anni, proprio una persona molto competente. Tutto quello che io ho sempre preso da lei come spunto, consiglio, è sempre andato a buon fine, quindi ero super curiosa di provare questo brand, che però da noi è arrivato, diciamo, con qualche anno di ritardo. Lo rivende Douglas, che l'ha preso appunto come brand da rivendere sia online che fisicamente in negozio. Hanno le stesse cose online e in negozio. Io vado personalmente nel Douglas che ho qui vicino, che ha tutto lo stand con tutti i prodotti e anche i tester, che sono miracolosamente intatti, perché secondo me non è un brand che viene molto toccato e spostato. Quindi io posso vedere tutte le texture e sono molto felice di trovare tutto in ordine. E vi stavo dicendo, è arrivato da Douglas, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono tutti prodotti con degli attivi specifici, sono prodotti vegani, cruelty free, il pack è completamente riciclabile. Hanno questa particolarità anche di avere, oltre all'efficacia che io ho provato in questi mesi, quindi posso testimoniare, un buonissimo prezzo. Sono tutti prodotti acquistati da me. Vi poi scrivo giù nell'info box tutti i nomi, tutti i dettagli. Allora iniziamo, però facciamo a modo mio in questo video, quindi partiamo dalla sera, perché io parto sempre dalla sera, cioè considero la skincare routine dalla sera alla mattina. Allora la sera cosa faccio? Io mi strucco, ovviamente, quindi strucco il viso e da sempre strucco gli occhi con un detergente bifasico apposta. Sono ormai un paio d'annetti che non acquisto più struccanti bifasici un po' più ricercati, ma di solito compro questo della Garnier o qualcosa di simile, veloce, che costa poco, perché ho deciso che struccano tutti, non mi danno fastidio, uno vale l'altro. E soprattutto non è un articolo nella mia skincare routine sul quale voglio investire, preferisco magari investire su qualcos'altro. Poi per il viso io utilizzo il burro struccante, il balsamo struccante di Naturium, che è questo. Questo è quello finito, ve lo faccio vedere, tutto completamente stato finito. E questo è quello nuovo, si chiama Purple Ginseng Cleansing Balm. Ed è questo qui, che io personalmente prendo con una spatolina, quindi strucco gli occhi, prendo con una spatolina la quantità di prodotto che mi serve, scaldo fra le mani e vado a struccare. Questo balm, a contatto poi con l'acqua, inumidisco le mani, diventa un latte, non un latte molto acquoso, però cambia texture, e poi lo rimuovo e strucca tutto. Io non lo utilizzo sugli occhi, l'ho fatto perché magari quando finisco lo struccante bifasico non mi ricordo di comprarlo subito e né di farmi la scorta, quindi magari capitano due sere che mi devo struccare con i balm. Io però non amo proprio né gli oli per struccare gli occhi né i balm, perché questo però non mi ha mai bruciato, devo dire che non mi ha mai dato fastidio a livello di bruciore. L'unica cosa è che mi appanna la vista, qualunque cosa, un olio, un balm, tutti mi appannano la vista, è una cosa mia, fastidio. Step successivo è il detergente viso. Allora, noi in Italia abbiamo solo questo. Questo è quello finito e questo è quello che ho ricomprato, ed è il niacinamide cleansing gelé 3%, con 3% di niacinamide, acido ialuronico e vitamina C. È un detergente, come potete anche vedere, proprio in gel. Io lo utilizzo sia appunto per la doppia detersione la sera che al mattino per lavare il viso.
non è un prodotto che secca la pelle, è un prodotto comunque che lascia la pelle morbida, idratata. Pulisce benissimo e soprattutto anche un potere struccante, perché quando io magari non ho truccato tanto il viso, magari ho messo solo il correttore, non mi serve rimuovere chissà cosa, utilizzo solo questo, faccio due passaggi e mi strucca completamente. L'ingrediente appunto attivo principale è il niacinamide, che come sappiamo aiuta ad attenuare pori, insomma, ad affinare la grana, quindi si occupa un po' della texture in generale. E mi ci sono trovata bene. Ci sono trovata bene, costa, mi sembra, se 20, cioè tutti questi prodotti hanno un prezzo dai 20 ai 30 euro. E purtroppo, come vi dicevo all'inizio, noi in Italia abbiamo, credo, un terzo, no, un quinto di tutte le referenze che ci sono in America. E loro fanno anche una linea corpo molto bella che mi piacerebbe provare, che è quella con il detergente all'acido glicolico, dovrebbe essere, se non sbaglio. Comunque, hanno tantissime referenze, hanno fatto un SPF, hanno altri anche sieri oltre a quelli che abbiamo noi, ma credo che sia, non credo che arriveranno. Cioè, io l'ultima volta che sono andata in profumeria ho chiesto alla commessa che lavora da Douglas, ho detto ma arriverà qualcos'altro, mi ha detto non ne ho idea. Io credo che non arriverà tutto, perché tra l'Europa e gli Stati Uniti a livello poi di vendita c'è proprio cioè, con un problema di percentuali di attivi, di formulazioni, però staremo a vedere. Come vi dicevo, appunto, parlavamo dei sieri. Io ho provato tre sieri del brand, tre. Ho i miei preferiti e i miei meno preferiti. Allora, guardate che bel pack che hanno, sono super eleganti. Poi mi piacciono messi lì tutti ordinati. Partiamo dal meno preferito. Dal meno preferito è questo qui, il niacinamide serum al 12% e zinco con acido ialuronico e vitamina E. Questo è un siero che va a lavorare appunto contro le irregolarità della pelle, contro i pori, le linee sottili. Cioè, nel senso, è un buon prodotto, non è il prodotto adatto a quello che cerco io, cioè alla mia pelle. L'ho utilizzato, l'ho comprato per l'estate, ma in realtà poi no, io comunque ormai ho una pelle da grande, diciamo così, e non ho forse più bisogno di queste cose da giovane, da giovincella, ma scherzo. Però è, diciamo, quello che non ricomprerei. Il secondo preferito, ma semplicemente perché lo trovo un siero molto semplice come formulazione, tra virgolette, quindi non un siero particolare, miracoloso, è questo, lo faccio vedere, Quadruple Hyaluronic Acid Serum al 5% con diversi pesi molecolari, che quindi sappiamo benissimo che vanno ad agire su livelli diversi. Mi piace, è un ottimo siero, io lo utilizzo come primo step quando ho ancora il viso un po' umido, non lo asciugo completamente, vado ad utilizzare questo perché l'acido ialuronico agisce meglio, penetra meglio, agisce meglio, dicevo. Molto semplice, un siero che fa quello che deve, idratante, e comunque l'acido ialuronico ha questo effetto anche un po' rimpolpante, niente di miracoloso, però diciamo che è il mio primo siero, ne uso due. La mattina sto ancora utilizzando questo perché lo voglio finire, quindi faccio uno e due. La sera a volte faccio questo, a volte no, e poi il mio siero preferito, che è anche quello secondo me che costa di più perché è più completo. E è il Vitamin C Super Serum con vitamina C, retinolo, acido ialuronico, niacinamide e acido salicilico. È un siero super completo. Il retinolo assicura anche il brand che si può utilizzare, cioè la percentuale che c'è non è così elevata, e infatti ne è raccomandato l'utilizzo di questo siero anche durante il giorno. Ovviamente partiamo sempre dal presupposto che ormai tutti diamo per scontato che anche d'inverno ci applichiamo tutti i giorni la crema protettiva, quindi il fattore di protezione. Questo ha proprio un effetto rassodante, illuminante, levigante, idratante, cioè è proprio l'ho ricomprato, questo è il secondo, non ho il vecchio perché l'avevo già buttato, l'ho finito prima dell'estate. Ho aspettato un po' e appena sono tornata adesso dalle vacanze a settembre l'ho ricomprato perché io non posso
vivere senza questo siero, non so cosa fa, reagisce talmente bene con la mia pelle che ne ho visto la differenza quando non lo utilizzavo e vedo la differenza adesso che lo sto utilizzando. E tutti questi prodotti su di me reagiscono bene, cioè ci sposiamo bene, la mia pelle e questi prodotti va. Questi ovviamente erano i sieri che ho provato io, poi ce ne sono tanti altri. Il prossimo che voglio acquistare è quello alla vitamina C, che mi piace, l'avevo testato, anche la texture mi piaceva molto. Tutti e tutti mi piacciono le texture. Poi passiamo alle creme. Allora, io in realtà uso questa linea qui, che è la Multi Peptide Moisturizer e crema contorno occhi. Allora, partiamo dalla crema contorno occhi, è questa, una bella texture, a me sapete che piace comunque massaggiarmi un po' il contorno occhi, non mi piacciono le texture leggere, gel, mi piacciono comunque consistenze un po' più umettanti, ecco, per il contorno occhi, e questa è perfetta, non così burrosa, ma va bene sia di giorno che di sera, infatti io la sto praticamente finendo e la riacquisterò. Come ho già acquistato questa che era completamente finita, mi piace molto anche il pack che hanno, questa è la Multi Peptide Moisturizer con vitamina C e pantenolo, bellissima crema, idratante, nutriente, ottima base per il trucco, ottimo prodotto alla sera, molto rimpolpante, la mattina lascia questa pelle, anche la sera ovviamente, lascia questa pelle luminosa, si assorbe subito, però proprio al tatto, anche quando la si stende, è proprio carina, cioè carina, proprio piacevole anche da stendere. Infatti l'ho ricomprata e penso che la ricomprerò. Non lo so, sono in dubbio se provare quella un po' più ricca per l'inverno, perché questa comunque, tenete conto che questi prodotti li ho usati primavera, estate, adesso siamo in autunno, vabbè, non è ancora pieno, però non so col freddo se sarà sufficiente, casomai la utilizzerò magari la mattina e per la sera voglio provare la versione rich. Poi vi faccio vedere un'altra crema che io tengo sempre di scorta, questa non me la faccio mai mancare ormai da tanto tempo, ed è della Roche-Posay L'Effaclar Duo Plus. Questo è un siero, cioè una crema anti-imperfezioni, anti-impurità, va proprio a ripulire, diciamo così, pori occlusi, la pelle insomma un po' soggetta ad imperfezioni, e io utilizzando anche la mascherina per lavoro ancora, noto proprio che ci sono periodi in cui sento proprio che, tipo qua oggi, vedete, ho bisogno un attimo di dare una ripulita e questa mi salva sempre ormai da anni, infatti ce l'ho perché comunque la tengo lì, non la uso sempre, la utilizzo al bisogno, magari ci faccio una settimana, sistemo la situazione e poi alla prossima. Passiamo al prodotto labbra. Allora, io sono anni, ormai forse tre, non lo so, che utilizzo senza sosta il Connettivina Stick Labbra. Questo è l'unico balsamo labbra che io rivado a comprare nonostante mi venga voglia di provare altro, perché comunque provo anche altro, però poi devo andare in farmacia a comprarlo. Io cerco di comprarlo online, in quelle farmacie, insomma nelle farmacie online, perché trovo veramente che abbattano il prezzo del prodotto, perché di solito lo pago 4 euro. Sono andata in farmacia l'altro giorno a comprarlo, sono 8,50 euro. L'unico, non l'avevo utilizzato tutto agosto, perché avevo comprato questo qui di Brazilian, no scusate, io lo chiamo sempre Brazilian, no, invece si chiama Sol de Janeiro, era quello al dulce di leche e balsamo labbra, ne sentivo parlare bene, ma no, cioè questo ha un potere idratante sulle labbra che io non ho veramente ricordi di aver provato qualcosa così, no. Quindi Connettivina sempre, forever. Prima di passare alle maschere, ci mancano solo gli SPF e le maschere viso che uso. Io ne ho due, una è un 30 e uno è un 50. Questo è di Supergoop, la Mintaglia, la Glow Screen, ha un fattore di protezione 30. Questa è quella che io adesso ricomprerò in full size, perché è
Questo è una crema che lascia, vedete, la pelle così, glow. Questo è il glow che lascia. Io non l'ho utilizzata in estate, l'ho utilizzata in primavera e l'ho conservata per ricordarmi che mi piace. E mi sono trovata talmente bene che la voglio riacquistare, ma soprattutto perché mi ricordo una crema che io utilizzavo, la utilizzavo come base giorno, di Glam Glow. Glam Glow, io non so che fine abbia fatto questo brand, perché è introvabile anche questa crema, perché la volevo ricomprare quando ho provato questo. Ho detto, oddio, ecco, mi ricordo di quella crema. Io usavo questa crema illuminante che facevano in tre varianti di colore e era bellissima, lasciava questa pelle luminosa, pochissimo trucco, non c'era bisogno di niente, eravate turgide, stupende. Questa me l'ha ricordata un sacco. Anche questa in America viene venduta in vari colori, noi ne abbiamo solo uno, però è quello che insomma penso si adatti un po' di più a tutti. Quindi questa ve la consiglio. Poi in realtà in questi giorni ancora sto utilizzando questo stick, che è un brand coreano, credo, sì, coreano, giapponese, made in Corea, coreano, che fa appunto questo stick per il viso con SPF 50. Io l'avevo visto swatchato in un video su TikTok, c'è un dermatologo che applica tutti questi prodotti solari e poi si mette sotto la luce quella per quella blu, come si chiama? Oddio. Non mi riesce a venire in mente come si chiama quel tipo di luce, comunque quella che fa vedere se siamo coperte dai raggi, cioè dal prodotto a contatto con i raggi solari. Non mi viene, vabbè, c'è un lapsus. E questo era performantissimo, che mi ha detto perfetto, lo compro. E la cosa che mi piace di questo stick è che è anche idratante. E ottima base per il trucco, non mi dà fastidio. Si può utilizzare anche sopra il trucco. Io sono un po' schizzinosa, sapete che queste cose non mi piace farle, questo sulla pelle senza make up e basta, non mi piace sporcare, poi rimetto. Quindi super promosso, questo ve lo linko giù, vi metto tutti i link giù. Allora, poi maschere. Io non faccio scrub perché utilizzo questa maschera da mesi, che è una maschera scrub viso di Bioerz. Bioerz è un brand che avevo fatto vedere su Instagram, ho utilizzato prima di provare Naturium e avevo provato tutta la mia bava di lumaca, mi era piaciuta, tutti i prodotti che comunque forse li ho salvati in qualche cartella su Instagram, non mi ricordo, comunque mi erano piaciuti tutti, hanno anche dei mini sieri tra l'altro molto, molto buoni e mi è rimasta questa dallo stock che avevo fatto di Bioerz, che è appunto questa maschera scrub viso rigenerante al riso, appunto, che come vedete sto amando. Io la applico, la lascio una decina di minuti, poi inumidisco i polpastrelli, la massaggio, quindi ho l'azione meccanica del microgranulo, quindi vado ad avere questa l'azione sfogliante, rimuovo pelle liscia, morbida e luminosa. Consiglio, costa pochissimo, anche questa la trovate online, super consiglio. Poi passiamo al kit di bellezza. Io tengo tutto qui dentro praticamente. E la mia spa personale in casa è composta da Foreo UFO, che è quello per le maschere, che è questo qui, al quale io poi abbino, a seconda di quello che voglio, ottenere varie maschere. E sono praticamente tutte queste le mie preferite. Allora, vi faccio vedere cosa uso così, giusto per curiosità, perché le ho provate praticamente penso tutte e quindi ho i miei preferiti e non. Quella al cocco, molto buona, nutriente, piace molto anche lenitiva, mi è piaciuta molto anche quest'estate. La Manuka Honey, quindi quella al miele rivitalizzante, che mi piace molto in inverno. Questa ha un profumo pazzesco, la Bulgarian Rose, idratante, quella alla rosa bulgara. Questa mi piace in tutte le stagioni. Scusate
Scusate che controllo sempre perché ho paura che facciamo una fine nell'altro video e mi si stoppa e non registra più. Poi, Cannabis Seed Oil, che è una maschera lenitiva calmante, anche questa mi piace. La maschera al Acai Berry, che è una maschera lisciante. E questa al tè verde mi piace di più, che è la purificante. E poi ho, oddio, la Qualitat Night, me ne è rimasta una, non la ricomprerò, l'H2 Verdose meno, e quella opacizzante Matte Maniac. Però devo dire che queste qui bianche sono assolutamente le mie preferite. Allora, io lo utilizzo la sera perché mi metto sul divano, collego l'app al dispositivo e parte, scannerizzate la maschera, io ce l'ho ormai tutte memorizzate, scannerizzate la maschera e lui inizia questo massaggio. Io con una sola maschera non faccio solo quei minuti della prima sessione, faccio 2-3 trattamenti, quindi finisco, la riattacco, faccio il secondo giro perché è talmente tanto imbevuto il dischetto che poi si applica qui. È talmente tanto imbevuto che riesco a fare 2-3 giri. È vero che è un prodotto che costa tanto, è un prezzo alto, io lo uso ormai da 2 anni, sì, 2 anni, la carica dura tanto, però è pur vero che poi alla fine il pack di maschere comunque conviene rispetto magari a comprare 2 maschere costosissime, non lo so, secondo me alla fine nel tempo non è un investimento così, cioè pagate tanto la prima volta, però alla fine chi spende meno spende. Poi io di Foreo uso anche il Luna, che è lo spazzolino per la spazzola per pulire il viso, che non vi ho fatto vedere, ma ne ho sempre parlato, ce l'ho sempre. Non la utilizzo tutti i giorni, devo dire la verità. Ogni tanto la sera, quando magari ho fatto un trucco molto pesante, e quindi voglio proprio sentirmi bella pulita, poi utilizzo il Bia, cioè ce li ho praticamente quasi tutti, e il massaggiatore per gli occhi, qua io quando faccio la mia spa a casa, cioè ho vari attrezzi, casomai poi se volete un video specifico su queste cose ve lo giro, scrivetemelo nei commenti se vi interessa, e ho anche lo spazzolino da denti, quindi cioè, questo è sicuramente quello che io fra tutti, anche per esperienza di utilizzo personale, è quello che io vi consiglierei di più se volete acquistarlo. Secondo me questo vale tutto, anche nel tempo, perché alla fine, come vedete, io sì, adesso ho voluto provare questa, ma solo perché era una maschera scrub, se fosse stata una maschera normale l'avrei comprata, perché comunque avendo quello uso queste. Sono riuscita a fare questo video finalmente, pensavo che la voce mi abbandonasse, però non vi volevo lasciare questa settimana senza video, e quindi questo è tutto quello che uso. Se avete domande me lo scrivete sotto, io comunque resto sempre, insomma, a disposizione per rispondermi se volete chiedermi qualcosa, e niente, io continuerò ad utilizzare questi prodotti perché mi piacciono, mi piace il risultato sulla mia pelle, mi piace tutto, squadra che vince non si cambia, e quindi saranno questi per ancora un bel po'. Vi ringrazio per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo.